Abbiamo ascoltato la popolazione torrese in vista di una nuova immacolata all'insegna delle restrizioni. Amarezza e rassegnazione nelle loro parole, accompagnate da un augurio accorato affinché si possano finalmente vivere momenti migliori. Mancherà, però penso che la Madonna non si renderà conto, come dire. Ci accompagna sempre comunque. Mi dispiace tanto che non esca, perché effettivamente è una tradizione che andrebbe sempre, diciamo così, presenziata. È la prima cosa, come facciamo gli auguri di Natale, felice anno nuovo. In questo caso dobbiamo dire, oltre a felice anno nuovo, un anno senza questo grosso problema che ci sta togliendo lavoro, serenità e anche salute per certi aspetti. Dispiace molto, però purtroppo. Cosa pensa del fatto che quest'anno l'Immacolata, il carro dell'Immacolata non uscirà? Per i devoti è una sofferenza, come per me è una sofferenza non indossare lo scapolare, per i torresi è una sofferenza non vedere la Madonna uscire. Cosa ti aspetti per l'anno nuovo e quindi che anche finisca questa situazione? Mi aspetto che con l'apertura delle discoteche, dei ristoranti, delle gite, della possibilità di fare gite turistiche sia anche possibile far uscire le processioni. Ovviamente non solo a Torre del Greco per l'Immacolata, ma in tutta la provincia di Salerno, perché per chi crede e chi è ancorato alle tradizioni non è giusto non consentire a tutti di poter festeggiare come si è fatto sempre, insomma, da secoli. Cosa pensa il fatto che nemmeno quest'anno l'Immacolata uscirà a causa dell'enorme Covid? È un peccato perché l'abbiamo sempre fatto la festa dell'Immacolata. È il secondo anno che non esce l'Immacolata, è per noi solo noi portatori. È solo una cosa bruttissima, però soltanto che con questa pandemia non sappiamo, con questa cosa che è venuta non si può fare nessuna, non solo l'Immacolata, ma nessuna processione. Cosa manca proprio di questa processione alla città? Manca tutto, perché questa processione noi che le volte andiamo fuori, siamo marittime, siamo sempre qua per questo evento che tutti gli anni aspettiamo un giorno all'anno per portare l'Immacolata, purtroppo non possiamo. Cosa ti aspetti all'anno nuovo? Spero che tutto finirà, ma non solo per questa processione, ma per tutto, per il popolo torrese, il popolo del mondo, perché non se ne può più, non se ne può più e spero che ritornerà di nuovo per le strade di Torre del Greco l'Immacolata. A me dispiace che non esce, perché è una festa che viene come tutti gli anni, capito? Quindi un po' mi dispiace, ma penso uscirà il prossimo anno. Manca tanto perché è un'istituzione. Quando domani mattina non uscirà, purtroppo, diciamo che è brutto per la città. Purtroppo siamo troppo tristi. Aspettiamo che l'anno prossimo è capace di L'Immacolata sa, perché noi siamo talmente fedeli e attaccati all'immagine dell'Immacolata, diciamo è la madre dei torresi. Manca tutto, perché l'Immacolata è la concezione di questo paese, quella è la festa del paese proprio, ci manca tanto. Quanto manca questa processione ai fedeli? Tanto, tanto, tanto. Le manca questa processione? Certamente, per il benessere di comune credo che bisogna agire così. Mi dispiace tanto perché è una delle cose più sentite a Torre e quindi ci dispiace veramente tantissimo. Manca molto questa processione alla città? Sì, manca perché già non abbiamo più la nostra festa patronale da un po' di anni, quindi era l'unica occasione veramente di riscatto di questa città, anche perché quest'anno non ci sono luminari, non c'è niente, sembra veramente un Natale più triste dei passati. Cosa si aspetta quindi per il prossimo Natale o per l'anno nuovo? Penso che l'amministrazione dovrebbe fare un po' mea culpa e cercare un po' di veramente di rivedere un po' tutto, ecco.